Ripartiamo da alcune domande Sì, vi sento, sono in linea e c'era ancora qualche domanda, in modo tale che chiudiamo questo argomento e e poi passiamo ad passiamo al... altro, assolutamente. Ti faccio un riassunto di tutto, poi ti lascio andare. Ci chiedevano anche se l'associazione non avesse i soldi proprio per pagare anche la riaffiliazione alla federazione. In quel caso, anche se andava riunito il CDA, anche se poi pagava il presidente, quindi. Cioè, va riunito anche in quel caso il CDA per mettere tutti a conoscenza di questa cosa? Penso di sì, ma comunque Ma io direi di sì, ma anche proprio perché è un discorso proprio di trasparenza, cioè l'associazione, non avere soldi significa che c'è una situazione di difficoltà. Io direi anche che in certe situazioni ricordo che l'organo sovrano è l'assemblea, quindi anche l'assemblea può essere coinvolta per rappresentare queste difficoltà e decidere che cosa fare, nel senso che il consiglio elettivo è l'organo esecutivo, ma esecutivo di una volontà di un soggetto, di una compagine più ampia che sono l'assemblea dei soci. Quindi in questa situazione, ora se si tratta dell'ordinaria amministrazione, è chiaro che provvede e ci pensa il consiglio direttivo. Su quelle che possono essere decisioni, scelte un po' più di tipo generale e strategico, deve essere anche l'assemblea che deve essere coinvolta. Fabio, volevo anche ricordare che sono importanti le quote sociali, nel senso che ogni associazione predispone che annualmente tutti i soci versino una minima quota sociale, minimo, massima, secondo questo poi viene deciso e deliberato, a parte che di solito c'è anche scritto nello statuto, no? Me lo confermi. E quindi potrebbe anche essere utilizzata quella, cioè la quota sociale, per affrontare le prime spese, che sono quelle delle riaffiliazioni e dell'affiliazione. Vi ricordo che comunque voi quest'anno non avrete problemi per la riaffiliazione del 2021, perché riceverete a fine anno il contributo proprio per pagare la riaffiliazione. Quindi noi questo problema quest'anno come Federazione Badminton, Fabio, non l'abbiamo. Bene, no, è interessante la tua considerazione, proprio per il fatto che mi chiedono, ma da quanto deve essere la quota associativa? La quota associativa è in funzione di quello che è le attività che si prevedono di svolgere, di quelli che sono i costi, quantomeno i costi fissi. Quindi se voi mi chiedete la quota associativa del Circolo Canottieri Aniene è per esempio di 4.000 euro l'anno, la quota associativa dell'associazione magari che sta opera all'interno della parrocchia può essere di 10 euro. Ma perché 10 euro? Perché probabilmente quell'associazione si è fatta dei conti, ha detto allora noi abbiamo l'affitto della sede sociale che magari sono 1.000 euro. L'affiliazione sono 300 euro, i tesseramenti sono 200 euro, ci servono 1.500 euro, siamo 150, la quota è di 10 euro, se siamo 300 la quota è di 5 euro. Quindi la quota associativa viene stabilita in funzione del numero dei soci, di quelli che sono i costi che devono essere coperti. Poi dopo ci possono essere i contributi supplementari, ovvero decidiamo di fare anche il corso di badminton e chi vuole partecipare al corso di badminton paga 10 euro al mese, perché quella è la somma che ci serve per andare a coprire quell'ulteriore costo. Quindi sicuramente è importante definire quella che è la quota associativa che ci serve per andare a coprire nel bilancio preventivo, è importante il bilancio preventivo, quelli che sono i costi che poi dovrò sostenere nel corso della stagione. Ultima domanda e poi possiamo andare avanti. Esistono delle soglie per i compensi al tecnico da parte dell'ASA nei confronti della DDE? I rimborsi documentati vanno comunicati? Allora, esistono le soglie dei compensi al tecnico, la comunicazione alla DIE? No, la certificazione va fatta. Anche se io ho dato nell'anno solare 2019 100 euro, devo fare la CU, proprio perché questo adempimento consente all'Agenzia delle Entrate di fare i controlli incrociati e vedere se quel soggetto ha o meno superato i 10.000 euro, anche con i miei 100 euro. Quindi io la CU la devo fare sempre, per qualsiasi importo. I rimborsi documentati vanno comunicati all'Agenzia delle Entrate? No, non vanno indicati nella CU. Allora, io abbiamo quindi 40 minuti che utilizzo.
Forse voleva dire qualcosa il segretario. Fabio, se i tempi sono così, allora è importante partire dal registro. Sì. Cioè l'importanza dell'iscrizione al registro, perché no, voglio dire, è Assolutamente. ormai diventato un requisito fondamentale, quindi tutta quella parte che riguarda l'attività Perfetto. formativa, didattica e sportiva. Grazie. Benissimo. Allora, mi metto dalla parte della federazione e io ho un ruolo che svolgo, che è un po' il ruolo del cattivo rispetto a quelle che sono le istanze che mi arrivano dagli uffici. A che cosa mi sto riferendo? Mi sto riferendo all'esame degli statuti per verificare se questi statuti sono conformi a quello che è richiesto dalla norma per consentire l'affiliazione e consentire l'iscrizione nel registro del CONI. Alla Federazione Italiana Badminton, così come a tutte le altre federazioni sportive nazionali, è stato dato un compito e la federazione lo deve fare nel modo corretto, puntuale e rigoroso. Gli è stato dato il compito di verificare gli statuti per trasmettere poi, caricare questi statuti sul registro del CONI. E quindi consentire in un passaggio successivo alle ASA di ottenere, diciamo, questa targa, il certificato. Il certificato è importante perché con questo certificato e quindi con il riconoscimento l'ASA applica tutte le agevolazioni fiscali che sono state previste per le associazioni. Quindi è fondamentale l'iscrizione al registro. Se non ho questa iscrizione, sono in grande difetto. Quindi se io, ad esempio, do per scontato una cosa che è sbagliata, dice io mi sono affiliato alla federazione, sono una SD. No, io mi sono affiliato alla federazione, ho fatto un primo passaggio. La federazione mi dà un riconoscimento provvisorio che diventa definitivo con l'iscrizione nel registro. Quindi questo passaggio va fatto bene e ecco perché poi la federazione in maniera puntuale e rigorosa deve verificare se può darti questo riconoscimento provvisorio e iniziare questo iter che si conclude con l'iscrizione nel registro del CONI. Quindi dobbiamo a questo punto fare due passaggi. Uno è andare a vedere quali sono le clausole che voi dovete indicare nei vostri statuti. E due, vediamo qual è l'importanza del registro CONI, quali sono le informazioni che vengono richieste nel registro CONI e quindi questo argomento che mi sollecitava il segretario generale. Adesso vado di nuovo, sto operando per andare di nuovo in condivisione. Allora, queste sono altre slide che ho preparato per questa in questa occasione e che diciamo non riusciremo a vedere tutte, ma sono un buon materiale didattico che vi può essere utile per andare così ad approfondire, a ripassare alcune cose. E sul discorso del registro CONI, noi che cosa dobbiamo vedere fondamentalmente? Dobbiamo vedere che esiste un regolamento di funzionamento di questo registro CONI che è stato adottato nel 2017 ed è entrato poi in vigore nel 2018, che vi dà una serie di indicazioni, quindi vi spiega tante cose questo regolamento di funzionamento e vi spiega come ogni regolamento che cosa è il registro, come funziona e quali sono le cose da osservare. Quindi un primo passaggio, secondo me, importante che voi dovete fare come bravi dirigenti sportivi e oltre che a conoscere, questa è un'altra cosa a cui io non mi stancherò mai di ricordare, voi dovete conoscere il vostro statuto. Questo è il primo passaggio.
Quindi non siete bravi dirigenti se non conoscete il vostro statuto. Non dico che lo dovete sapere a memoria, ma dovete sapere quali sono le vostre norme di funzionamento che vi siete dati voi, non è che vi hanno dati altro. Lo statuto stabilisce le regole di funzionamento della vostra organizzazione. L'altra cosa che dovete conoscere è la regola di funzionamento del registro CONI, perché il registro CONI è essenziale per poter rimanere in vita, quindi per poter avere questa natura. C'è il presidente Malagò, ha ricordato con una mail che ha inviato a tutte le associazioni a novembre del 2017, ha ricordato questo che leggete: il Consiglio Nazionale del CONI ha approvato le nuove norme. Le nuove regole sono state fissate per consentire al CONI di svolgere con maggiore efficacia il suo prezioso ruolo di unico ente certificatore, garantendo che solo le associazioni e società che svolgono attività sportiva e dilettantistica possono usufruire dei benefici fiscali e previdenziali previsti e riservati allo sport dal legislatore. Quindi, conclude Presidente Malagò, le novità introdotte consentiranno al nostro mondo di ottenere un database dello sport nazionale completo e alle singole associazioni di poter dimostrare in sede di controlli da parte dei soggetti istituzionali la loro reale natura sportiva dilettantistica. Qual è il senso di quello che abbiamo letto? Il senso è che siamo passati, questo è l'obiettivo che si è posto il CONI, da un registro a maglie larghe, dove tutti potevano avere questa targa di ASD, ad un registro a maglie un po' più strette, perché dentro questo registro c'era di tutto. Bastava fare una semplice affiliazione ad un qualsiasi ente di promozione. Lo dico in maniera che deve essere interpretata, ma se voi mi aveste chiesto 2 anni fa, 3 anni fa, come faccio a diventare ASD? Io vi avrei potuto rispondere: guarda, basta che paghi 50 euro e sei ASD, cioè basta che ti affili ad un ente, e automaticamente ti attribuiscono questa qualifica. Cambia il discorso perché adesso ci sono tutta una serie di requisiti un po' più stringenti. Il primo requisito che mi viene in mente è che io posso iscrivermi nel registro se svolgo una delle discipline previste dal CONI, nel caso vostro il badminton e il parabadminton, per quanto riguarda poi il registro parallelo del CIP. Prima mi potevo iscrivere nel registro anche se facevo una qualsiasi attività, non una delle 385. Ok? Questo registro, e ce lo sta dicendo questo che ce lo dice Malagò, il registro serve per poter dimostrare agli organi accertatori chi sono. Quindi ha una funzione importante. E vi faccio vedere una cosa, saltando un paio di slide. L'Agenzia delle Entrate in questa circolare del 2018 riprende quanto detto dal presidente Malagò e dice: va evidenziato che le nuove regole di funzionamento sono maggiormente funzionali al ruolo di certificatore attribuito dal CONI, eccetera, eccetera. Quindi alla necessità di verificare e consentire alle associazioni di avere le agevolazioni fiscali. Ma dice anche un'altra cosa, quell'Agenzia delle Entrate: la previsione di inserire all'interno del registro a partire dal 2019 le attività sportive, formative e didattiche svolte dalle associazioni assolve per l'amministrazione finanziaria. Quindi non per la federazione o il CONI, per l'amministrazione finanziaria, un'importante funzione ricognitiva degli enti sportivi dilettantistici ed è quindi particolarmente utile anche ai fini della selezione dell'attività di controllo. Che cosa ci sta dicendo? Che l'Agenzia delle Entrate parte dal registro CONI per farsi un'idea di chi è il soggetto che ha
svolge attività e che quindi può essere o meno verificato. Questo perché il registro funziona a una sezione pubblica che è accessibile da chiunque, poi l'andremo a vedere, ci colleghiamo un attimo, condivido lo schermo e vado su internet, sul registro CONI, una sezione pubblica, ma anche una sezione riservata, che è quella che poi, a cui voi potete accedere con le vostre password, e che è bene che voi andiate a vedere ogni tanto. Ma questa sezione riservata è accessibile non soltanto da voi con le vostre password, ma anche dall'Agenzia delle Entrate dell'INPS. L'INPS entra nella può entrare nell'area riservata per andare a vedere dei dati, così può co come può anche chiedere al CONI di estrarre dei dati e trasmetterglieli. Quindi il registro CONI ha una funzione importante. Area, quali sono i requisiti per potersi iscrivere? Li vediamo nel regolamento di funzionamento, quel documento a cui accennavo che dovete conoscere perché vi dà una serie di indicazioni. I requisiti sono l'iscrizione al registro e riservata alle associazioni costituite ai sensi dell'articolo 90 della legge 289 e siano in possesso dei seguenti requisiti. Attenzione che già il riferimento all'articolo 90 ci fa essere cattivi. Mi fa essere cattivo a me come consulente della federazione quando, scrivendo agli uffici, mi trovo a volte costretto a dire no, questa associazione non può essere affiliata, deve modificare prima lo statuto e avere quindi uno statuto che sia conforme all'articolo 90. Perché me lo richiede proprio la norma, non vi potete iscrivere se non rispettate l'articolo 90. L'articolo 90, lo andiamo a vedere dopo, mi dice quali sono anche le clausole che devo indicare nello statuto. Quindi se io da una verifica puntuale mi accorgo che il vostro statuto non ha quelle clausole che sono previste dall'articolo 90, devo bloccarlo perché è uno dei requisiti fondamentali. In più, devo avere, lo vedete nel punto B, un valido rapporto di affiliazione e devo, al punto E, questa è la parte importante, svolgano comprovata attività sportiva e didattica nell'ambito dell'organismo sportivo. Quindi io devo svolgere un'attività sportiva e didattica. Ok? Scusami Fabio, ma non mancherebbe formativa al punto E? La formativa è quella che fa la federazione nei confronti dell'ASA e dei dirigenti, cioè la funzione formativa è attribuita alla federazione, quindi le associazioni devono svolgere attività sportiva e didattica, poi ricevono l'attività formativa. Lo vediamo poi in un passaggio, hai fatto bene, è un passaggio importante, lo vediamo subito dopo. Grazie. Detto questo, vi dicevo come c'è l'area pubblica e l'area riservata e a questo punto questa è la parte riservata dove andate a trovare tutta una serie di dati, ma prima di fare questo vorrei ritornare un attimo su di me perché diventa utile a questo punto fare ancora due passaggi. Il primo passaggio è, adesso lo prendo, scusate, faccio un'operazione, rivado di nuovo in condivisione per portarvi benissimo. Che cosa ho fatto? Sono andato sul registro CONI. Allora, questa è un'operazione che dovete fare. Dovete fare, non dico sempre, ma spesso. Dovete
da qui accedere alla vostra area riservata, da qui potete andare a vedere nel registro pubblico, è pubblico, quindi lo andiamo a vedere. Scrivo qui per esempio nella denominazione Badminton, avvia la ricerca, mi vengono fuori le associazioni che hanno nella denominazione, ho fatto una ricerca per denominazione, quelle che svolgono badminton, vado a vedere una qualsiasi, siamo nell'area pubblica. E che cosa sto vedendo in questo momento? Che questa associazione è affiliata alla Federazione Badminton, è iscritta nel registro dal 19-12-2008, ha il codice fiscale che viene indicato, mi dice chi è il legale rappresentante, ma soprattutto mi dà i numeri. Questi sono i numeri importanti, mi dice quali sono il numero dei tesserati. Quali sono gli eventi sportivi a cui ha partecipato, quindi le gare fondamentalmente, e quali sono le attività didattiche che svolge? Ora, immaginate, ne abbiamo presa una qualunque, ma immaginate che a questa interrogazione che io ho fatto ci siano questi altri numeri che adesso vi vado a leggere. Tesserati praticanti 300. Eventi sportivi zero, attività didattica zero. Che cosa può dire l'Agenzia delle Entrate? Dire questa associazione ha tesserato queste persone, perché le ha tesserate? Io tessero delle persone per fargli fare l'attività che voglio fare, quindi le gare e i corsi. Se li ho tesserati e non faccio attività, per quale motivo li ho tesserati? Li ho tesserati solo ai fini fiscali, per avere i vantaggi fiscali? Quindi io devo dare dimostrazione, e abbiamo visto che è uno dei requisiti per poter iscriversi nel registro del CONI, dare prova di svolgere un'attività sportiva e didattica. Se vedete la colonna di destra, provvedimenti nullità revoca, adesso non andremo a vederli uno per uno, ma sono tanti i provvedimenti di nullità e revoca pubblicati. Qui trovate tutta una serie di delibere, ne apriamo una a caso, questa associazione qui, mi vado a vedere la delibera. Nullità iscrizione sono in questa slide, questa di Associazione Sportiva di Dilettantistica Sporting Natura. Che cosa c'è scritto? Provvedimento dispone la nullità, ma ci poteva essere anche la revoca, e concludono sempre queste delibere la comunicazione di tale provvedimento all'Agenzia delle Entrate per le attività di competenza, firmata dal segretario generale Mornati. Quindi attenzione, perché quello che vi voglio dire, ritornando qui, è che è fondamentale essere iscritto nel registro, fondamentale svolgere un'attività sportiva e didattica. Attenzione, perché se io non do prova di svolgere un'attività sportiva e didattica, il CONI, con provvedimento del segretario generale, mi può cancellare, quindi mi può togliere tutto quello che sono quello che è il presupposto per avere le agevolazioni e comunicarlo all'Agenzia delle Entrate. Vi dicevo come sia importante conoscere questo regolamento di funzionamento che adesso state vedendo. Perché è importante? Perché oltre a dirmi come disciplinato, mi dice cosa si considera attività sportiva e cosa si considera attività didattica. L'attività sportiva sono le gare, sono gli eventi sportivi organizzati dalla FIBA che si distinguono a seconda una serie di elementi. L'attività didattica e l'attività sono i corsi.
organizzati dalla FIBA o organizzati dall'ASA, se autorizzati dalla FIBA, la scuola di badminton per capirci, l'attività formativa e l'attività finalizzata alla formazione dei tesserati dell'organismo sportivo. E se vado a vedere quali sono i dati, un passaggio importante, tutti i dati vengono caricati dalla federazione. Che dati carica la federazione? Per quanto riguarda, sto scorrendo, scusate, adesso mi fermo, per quanto riguarda l'attività sportiva, l'ASA, la FIBA carica sul registro CONI la denominazione, quindi ASA, Associazione Sportiva Atletistica Badminton Bracciano. Questo è il regolamento di funzionamento. Stavo dicendo che l'attività didattica e l'evento sportivo, si vede adesso? Sì. Che cosa carica la federazione? Carica denominazione, ci sarà il dato della ASA, Associazione Sportiva e Statistica Badminton Bracciano. L'organismo, qua l'organizzatore è la FIBA, perché l'evento sportivo viene organizzato dalla FIBA. Il periodo di svolgimento, supponiamo che sia il campionato regionale che inizia il 1º ottobre e finisce al 31 maggio, il livello regionale, il tipo, la disciplina badminton, la gara secondo il calendario, quindi la gara, l'identificativo della gara, Lazio campionato 3-4-2, adesso invento, la data di svolgimento della singola gara, il luogo di svolgimento della singola gara, la disciplina, in questo caso badminton, il codice fiscale dell'ASA e il codice fiscale di tutti gli atleti che hanno partecipato a quella gara, quindi tutti i tesserati che stanno nel tabù, nel referto della gara. Questi sono i dati che la federazione carica e che vi consentono di alimentare la vostra area, sia pubblica che privata, cioè per poter dimostrare che avete fatto l'effettivo svolgimento di un'attività sportiva. Oltre a questo, la federazione caricherà l'attività didattica. L'attività didattica è il corso, la scuola badminton svolta dalla vostra associazione. I dati che saranno caricati sono la disciplina sportiva e il badminton, il tecnico che fa i corsi della scuola badminton, i codici fiscali dei partecipanti, dove si svolge, con che frequenza e con che periodo, e poi l'attività formativa. Ecco qui il riferimento che facevo. L'attività formativa, mentre l'attività didattica può essere svolta sia dall'organismo sportivo che dall'associazione, per attività formativa considerano l'attività svolta direttamente dalla FIBA. Questa attività che voi state svolgendo, quindi tutti gli 70 dirigenti sportivi, la federazione li caricherà sul portale del CONI, scrivendo che cosa? Che oggi ha fatto un corso, l'ha fatto per la categoria dirigenti, caricherà i partecipanti, il codice fiscale dei partecipanti, la disciplina sportiva e quindi tutta una serie di dati, per esempio al punto 8, modalità di erogazione corso a distanza online, il giorno che è 20.06 2020 e le ore complessive di erogazione di formazione 4. Tutti questi dati che la federazione con un grande impegno carica, perché è un lavoro che voi vi immaginate importante, che coinvolge gli uffici, anche con un impegno che è stato di tipo economico per la federazione, perché ha dovuto adottare tutta una serie di tecnologie, di software per comunicare con il registro CONI per trasferire questi dati. Tutto questo, diciamo, consente a voi, ASA, di dimostrare
essere delle ASA, quindi delle associazioni vere, e non il circolo che c'ha il bar e che magari fa soltanto il bar e che si maschera dicendo io sono una SD. No, quando ci sono delle verifiche fiscali, qual è la prima cosa che un'associazione pensa di poter dire? Ah, ma io sono una SD, questo è il mio certificato, sono stato riconosciuto dal CONI. Prima poteva funzionare, adesso oltre a dire ho questo certificato, devo dimostrare di svolgere un'attività sportiva. E proprio per questo aspetto, il CONI, laddove si dovesse accorgere che voi non svolgete attività sportiva perché non avete partecipato a nessuna gara organizzata dalla federazione, e non avete organizzato corsi, potrebbe prendere il provvedimento e dire io ti cancello, così come ti ho consentito di iscriverti. E ti cancello. Quindi le ASA devono organizzare e svolgere un'attività sportiva e o didattica. Quindi anche l'attività didattica va bene. È possibile che voi non partecipate a gara, partecipate soltanto ad una gara, ma è importante in buona sostanza avere quei numeri che vi ho fatto vedere nel registro pubblico. Io mi fermerei qui perché abbiamo ancora, diciamo, un quarto d'ora e immagino che su quello che ho detto ci siano delle domande, così come chiedo anche al segretario generale se vuole in qualche modo intervenire per ampliare, per dare qualche indicazione, per rendere, diciamo, più in linea queste indicazioni che io ho dato, che sono di carattere generale, renderle più in linea con i vostri aspetti specifici di Federazione Sportiva Nazionale. No, grazie Fabio. No, siamo in linea, in sintonia, perché poi, come dicevi, il lavoro lo facciamo di pari passo insieme, quindi abbiamo cercato il più possibile di semplificare il percorso, ma questi sono dei passaggi fondamentali e ti ringrazio anche per aver fatto vedere quanto il valore venga poi percepito dall'altra parte, cioè chi comunque vuole controllare e verificare le attività che facciamo. Ha oggi uno strumento che è diventato davvero, insomma, un'arma a doppio taglio, perché se da un lato è lo strumento che ci consente di dimostrare il valore e il lavoro che facciamo, e mi riferisco a voi dirigenti che quotidianamente lavorate con passione sul territorio, dall'altro è una cartina di tornasole, e quindi il rischio che si faccia dell'attività e non venga caricata diventa, insomma, un qualcosa di serio da dover in questo momento combattere. Ecco perché diciamo: attenzione, sistemiamo gli statuti, mettiamo la macchina a posto e siamo in linea. Perché purtroppo in questo momento questo strumento consente anche una verifica degli interlocutori che non sempre sono degli appassionati di sport, ma sono delle persone che vogliono verificare se abbiamo la legittimità per poter godere di queste agevolazioni fiscali che ci sono. E quindi devo dire anche che anche quel passaggio che hai fatto è importante, che forse il presidente non ha colto sul fatto altro materiale e che prelude a un'altra fattura, è stato anche interessante quando hai detto ho preparato altre slide, no, per marcare, no, il lavoro rispetto all'altro corso. Quindi No, io che ti io conosco voglio avvisare il presidente, no, che dietro questo altre, no, ci potrebbe essere un tra pericolo. l'altro, scusa Giovanni se ti interrompo, ma sto vedendo che in chat Agostino Uselli ha scritto tutto molto chiaro, grazie. Quindi, insomma, anche No, ma questo è un Agostino altro, Uselli verrà. diciamo, mattoncino che si aggiunge. E anche Roberto Fava, il presidente del gioco, ha scritto: grazie Romei, ottima esposizione e valutazione, indispensabile. No, ascoltiamo le domande, direi, non le Certo. Allora, in quanto registro CONI, intanto noi a Achema abbiamo sempre fatto e che ho sempre sentito te importanza, mi hanno sempre parlato te importanza del registro CONI. Però questa settimana abbiamo compilato un modulo che Iconiopatia ci ha mandato tramite il Comitato Regionale Un Parto. E allora per prendere
sono entrato nella riservata del Cistocconi per prendere un'informazione. Ho notato che siccome noi per il primo anno ci siamo affiliati anche a CSI oltre che a FIPA, ho notato che nelle anomalie c'è scritto che i dati tra FIPA e CSI non corrispondono del tutto. È un problema o è meglio che faccio verificare da Conni? Scusa Marco, che cos'è che non combacia? Cioè, qual è l'elemento che viene segnalato? Non so okay. Perché se sono scritto i consigli... Ah, sì, ok, mi è chiaro. Allora, se sono scritto... Scusami Marco, sono Jennifer. Guarda, per questo tipo di anomalie puoi mandarmi una mail, noi lo verifichiamo assolutamente. Infatti i consigli, i dati, proprio i nominativi dei consiglieri, quindi del consiglio direttivo che vengono trasmessi da noi o dalle altre federazioni o enti di promozione sportiva, infatti non corrispondono, ma a volte è proprio una questione di numeri, perché noi come sai abbiamo l'obbligatorietà di tesserare, quindi noi trasmettiamo un numero totale di 3 dirigenti minimo, magari loro ne hanno inseriti soltanto 2, oppure anche proprio magari loro ne hanno inseriti 4 e noi 3, quindi a volte se tu comunque mi mandi una mail noi verifichiamo e insomma cerchiamo di correggere immediatamente l'anomalia. Allora Marco, scusa Marco. Allora Marco, tu sei giovane, quindi alcune cose, alcuni passaggi non li conosci. Ti dico questo, che praticamente questo cambiamento del registro, che adesso viene un po' definito registro 2.0, in che cosa anche consiste? Che prima chi si iscriveva al registro CONI doveva fare tante registrazioni quanto erano le affiliazioni. Quindi immaginati, se tu eri affiliato alla FIBA, alla pallavolo, all'atletica, al CSI, all'Oxen, dovevi fare 5 volte l'iscrizione al registro. E l'altra cosa che capitava è che ogni volta che facevi un'iscrizione magari fornivi dei dati diversi, addirittura c'erano delle associazioni che caricavano degli statuti diversi, cioè dicevano: siccome con la pallavolo mi hanno richiesto lo statuto tipo della pallavolo, gli do questo. Invece adesso la registrazione è unica e gli enti affilianti caricano i loro dati. Questo che cosa comporta? Che a volte, siccome un'associazione deve avere un unico statuto in vigore e un unico consiglio direttivo che è formato dalle stesse persone, il CONI verifica se tante volte il CSI e la FIBA caricano per esempio 2 statuti diversi, che non può essere, e verifica anche se magari caricano dei consigli direttivi diversi. Quello che diceva Jennifer è chiaro, nel senso che se il tuo consiglio direttivo è formato da 5 persone, quelle 5 persone è il consiglio direttivo che vale sia per il CSI che per la FIBA, quindi i dati devono coincidere. Loro hanno rilevato che il CSI ha caricato magari 2 consiglieri, la FIBA magari 3, e deve essere in linea. Quindi il problema nasce a volte dallo stesso modulo che ti fa fare il CSI, dove magari ti dice: indicami i dirigenti, ma il dirigente non è lo stesso concetto di consigliere, perché il consigliere è il consigliere eletto dall'assemblea, il dirigente potrebbe anche essere un non consigliere. Quindi devi fare un attimo attenzione quando compili il modulo di affiliazione, di indicare, se ti chiedono il consiglio direttivo, di mettere l'intero consiglio direttivo, in modo tale che sia quello sempre per tutti gli enti affiliati. Scusa Fabio, scusa Grigolo, io direi di andare avanti perché ci sono domande molto interessanti. Sì. Allora, è possibile per un'affiliazione con un organismo sportivo e anche in contemporanea con altri enti sportivi, Libertas, Xen,
lo chiedono in più, penso di sì. Assolutamente sì, io mi posso affiliare a più enti, a più federazioni, assolutamente sì. Andiamo avanti. È ininfluente il numero di tesserati, cioè si possono avere 100 tesserati e 5 attività o avere 20 tesserati e 5 attività? Allora, qui c'è un... è ininfluente, però attenzione, nel regolamento di funzionamento del registro CONI, adesso non lo riproietto perché sennò perdiamo tempo, ma se lo andate a vedere nell'articolo 3 viene detto che, lo vedo io senza condividerlo, così lo leggo in maniera puntuale, che uno dei requisiti per potersi affiliare è, e sto nel... scusate, ecco, mi dice il numero minimo di tesserati atleti, cioè abbiano il numero minimo di tesserati atleti, nonché le figure tecniche, devono essere coerenti con la disciplina sportiva praticata e corrispondenti alle previsioni regolamentari dell'organismo sportivo di affiliazione. Che cosa significa? Faccio un esempio banale, che se io mi affilio con... anche con un ente di promozione sportiva ed indico come disciplina il calcio, non posso avere 5 tesserati, perché il calcio si gioca in almeno 11. Se il regolamento della FIBA dice che io devo avere un certo numero di dirigenti, ecco che il numero minimo di tesserati deve essere conforme ai regolamenti federali. Sul numero quindi di tesserati atleti devono essere coerenti con la disciplina. Andiamo avanti. Aspetta, volevo semplicemente leggere Accademia Badminton Palermo, Pietro Sutera, bisognerebbe rifare altri corsi simili, grazie di tutto, prezioso Fabio. Segretario generale, certo che questo è... c'ha anche un impatto quella richiesta. No, seppure gli amici di Palermo ci sono cascati, no, perché questo, cioè... di fare più corsi, diciamo, io sono disponibile chiaramente, poi diciamo dipenderà dal segretario generale che mi incaricherà. Vai Gringo. Ti chiedono se è possibile avere la documentazione esposta, penso che sia la documentazione sì. Ok. E ci vediamo di volta, quindi vado avanti. Poi torno dopo alla domanda di Sport Experience, perché è un altro argomento. Volevo prima finire l'argomento registro CONI, poi ci torno. Non l'ho persa, lo dico al dirigente di Sport Experience. Cosa accade se un'ASA fa solo attività sportiva e non fa attività didattica? Va bene, non succede niente. Io posso fare attività sportiva o didattica. L'attività sportiva sinceramente è più importante dell'attività didattica, perché poi specialmente nell'ambito di una federazione c'è l'aspetto anche delle gare, dell'agonismo, quindi va bene anche solo l'attività sportiva. E rispetto al parallelismo tra il registro CIP, e quindi c'è anche la conseguenza sull'iscrizione al registro CIP, ci chiedono. Sì, vedo che è il mio amico Max che mi fa questa... domanda. Allora, il registro CIP è un registro a tutti gli effetti, c'è cioè un registro parallelo del CIP, quindi io anche con l'iscrizione a questo registro parallelo CIP assumo pienamente la veste di associazione sportiva e tattistica, e quindi ho diritto a tutte le agevolazioni fiscali che ne conseguono. Non so se era questa la richiesta. Però forse voleva specificato questo. Tu sai, sappiamo tutti, Fabio, che all'interno del CIP ci sono federazioni sportive nazionali, tipo la nostra, paralimpica, e federazioni solo paralimpiche. Ok? Allora probabilmente quello che Max chiedeva, e che quello ti chiedo anche di esplicare, è se io sono un'associazione che fa solo attività con il CIP, cioè tramite un organismo che fa solo attività paralimpica, probabilmente sono obbligato a iscrivermi al registro del CIP. Esatto, parallelo del CIP. Esatto. Se io sono un'associazione quale le nostre, che fanno... il para-badminton. È semplicemente bastevole che io mi iscriva al registro CONI tramite la FIBA? Assolutamente. Assolutamente sì. Quello che governa e che mi consente l'iscrizione nel registro CONI è che io svolga una delle discipline previste dalla Federazione Italiana Badminton.
Se io vado a vedere lo statuto federale parla che la FIBA ha come discipline il badminton e il parabadminton. Quindi io sto facendo una disciplina prevista dalla federazione e mi posso iscrivere nel registro CONI perché sono affiliato a quella federazione. Scusate, sono sempre Jennifer. Posso aggiungere una cosa? Qui noi abbiamo inserito proprio per questo sul portale le discipline, che è molto importante, quindi che voi dirigenti inseriate nel momento in cui sia vi affiliate o andate proprio a tesserare degli atleti, indicando quindi anche il tipo di attività che svolgono, appunto la disciplina che svolgono gli atleti. E un'ultima cosa volevo aggiungere, sempre, scusatemi, un'attività non può essere inserita se rispetto alla fine dell'attività siano trascorsi più di 30 giorni. Questo è molto importante che venga, insomma, sottolineato. Grazie. Ok, e allora, un'altra cosa... Fabio, scusa, Stefano, scusami, ma sulla domanda dell'attività didattica, che sia una O... Cioè, è chiaro, è certo, perché ti assumi le responsabilità di quello che dici. Cioè, noi fino ad oggi l'abbiamo interpretata come una E. Tu oggi mi dici l'attività di didattica, no, mi sfondi il 90%. Allora, no, te lo dico. Perché, punti sicuramente, diciamo, che su cui purtroppo non c'è un'interpretazione. Il regolamento dice E/O. Quindi... Sicuramente, io ripeto, le gare sono importanti, quindi se svolgo la gara è fondamentale, se svolgo soltanto l'attività didattica è meglio che ci sia anche le gare, però su questo magari possiamo fare anche qualche approfondimento con il dottor. Io direi, Fabio, che è meglio che ci siano tutte e due. Assolutamente sì. Nel caso della federazione, per esempio, un'attività didattica che noi abbiamo sponsorizzato, cioè che spingiamo a fare alle associazioni nostre, è la scuola di badminton. Assolutamente. Essendo attività didattica, al tempo stesso per noi è attività comunque promozionale e di sviluppo. Ecco, cioè, perché assolutamente sì, assolutamente sì. Diventa il vivaio per fare poi l'attività agonistica. Agonistica, certo, si parte dall'attività didattica, condivido pienamente. Penso che in questo modo abbiamo risposto anche alla domanda di Domenico Romano, che era un po' più giù nell'ordine, che ci chiedeva se anche un'ASA può organizzare un'attività didattica. Sì, anche il corso di badminton che viene fatto per i master all'interno di un club è un'attività didattica. Assolutamente, in questo caso saranno da comunicare le persone che hanno partecipato a quel corso master, adulti, eccetera. A questo punto viene Gino Dioguardi, col quale mi scuso per poco fa, ma me lo posso permettere visto la nostra conoscenza di appena 40 anni di sport. Non hai bisogno, ma può essere che questa domanda sia stata fatta ieri o distratto. No, volevo sapere, perché alcune volte mi chiedono sempre il numero di registrazione CONI, ma questo allora... numero di registrazione CONI non esiste più nella nuova procedura del CONE. Esatto. Allora, finora devo rispondere io al CONE provinciale, al CONE regionale, e infatti una richiesta mi chiede il numero di registrazione CONE. Allora, questo sì, mi è chiaro. In effetti nel passaggio dal registro 1.0 al 2.0 non c'è più questo numero, che è peraltro un numero che ancora viene richiesto, per esempio, per il 5 per 1000, quando faccio la dichiarazione sostitutiva, che qualcuno forse deve fare adesso entro il 30 aprile, il qualcuno si riferisce ai nuovi iscritti o a quelli che hanno modificato il legale rappresentante ed erano già iscritti, hanno questa scadenza del 30 giugno per ripresentare la dichiarazione sostitutiva al CONI regionale, lì c'è scritto il numero di registro. Questo numero di registro peraltro viene richiesto anche a volte in altre situazioni, per esempio sport e governo, sport salute, in alcuni bandi lo richiede. È stato chiarito che va bene mettere il numero di affiliazione, cioè se voi andate sull'area pubblica del registro c'è il numero di affiliazione, quello equivale al numero di registro. Vado con un'altra domanda in caso in cui scusami Stefano, Paolo Caracausi delle Piume d'Argento chiede: le slide proiettate a tal proposito sul registro CONI si possono
lo chiedo a Stefano e a Fabio entrambi. Non lo so, io devo parlare col segretario generale, vedere un attimo se erano ricomprese o meno. Anche l'altro materiale che ho predisposto, quell'anche che è come attività sportiva e didattica, anche altro materiale. Ovviamente noi come segreteria, quando sarà possibile, la invieremo, però quello poi è un problema del segretario. Va bene, segretario, poi ne parliamo. Grazie. Magari non so, perché io mi è rimasto in mente, Presidente, che l'altra volta, nell'altra riunione, c'era stato un riferimento a Sferracavallo, se non sbaglio, a qualche cosa di quel tipo, che mi potrebbero portare anche a essere, diciamo, a consegnare le slide con grande piacere. Disponibilissimo, se tu dai l'autorizzazione per condividere ai nostri amici, ai nostri presidenti, le tue slide. Assolutamente. Vado su altre domande. Allora, lo statuto, ovviamente, se devo modificare lo statuto, ci chiedono se devo ritornare nuovamente in ufficio delle imposte in caso di modificare lo statuto. Penso di sì, però assolutamente sì, io devo. Questo mi dà anche l'opportunità per fare un chiarimento. E allora, deve essere ogni modifica dello statuto deve essere nuovamente registrata, perché io devo avere lo statuto vigente. Quindi lo statuto che applico, che deve essere registrato, lo devo registrare chiaramente all'Agenzia delle Entrate. Quando registro uno statuto devo pagare l'imposta di registro a tassa fissa, quindi significa 200 euro. E la buona notizia è che non devo più pagare l'imposta di bollo, quindi non devo più mettere le marche da bollo sull'atto registrato, ma questa esenzione da bollo vale su tutto, l'avevamo visto anche la settimana scorsa, era già uscita questa domanda e avevo fatto vedere come sul sito federale avevamo messo, diciamo, questo aggiornamento e appunto questo approfondimento sul discorso dell'esenzione dell'imposta di bollo, che vale anche per i conti correnti bancari. Quindi se voi avete un conto corrente bancario, potete, anzi dovete chiedere al vostro istituto di credito di non applicarvi sull'estratto conto l'imposta di bollo, che è un'imposta che viene addebitata trimestralmente, in quanto come ASD siete esonerati da tale imposta. Quindi il costo di fatto si riduce a 200 euro per la registrazione. Altre domande? Andiamo avanti. Sì, c'erano altre domande, magari riprendo io, forse in questo momento Stefano non è collegato. Allora, vabbè, sarebbe possibile avere un facsimile di contratto a tempo per collaborare con i terapisti? Questo l'avevamo già visto. Ci sei, Stefano? Sì, eccomi, scusate. Allora, unisco tre domande sulle attività didattiche che sono state fatte. Allora, se si possono fare più attività didattiche se ho diversi corsi? Penso di sì. Sì, assolutamente sì. Per ogni corso posso indicare e caricare. Io devo comunicare i diversi corsi che faccio, perché poi devo in qualche modo attribuire i partecipanti al singolo corso. Quindi se io faccio tre corsi dove su ogni corso mi partecipano 10 persone, io devo comunicare tutti e tre i corsi in modo tale che dimostro che 30 persone hanno partecipato alla mia attività didattica. Aggiungo un'altra cosa molto interessante: se ho una sezione staccata del mio club fuori dal mio comune, posso segnare l'attività didattica fatta quindi non nel mio comune dove io ho la mia società sportiva? Assolutamente, dovrò indicare la sede, il luogo di svolgimento di quell'attività didattica. È una di quelle varie informazioni nella maschera che avevo fatto vedere, ci sono una serie di dati da caricare, la disciplina, il tecnico responsabile, il codice fiscale dei partecipanti, il luogo di svolgimento e il periodo di svolgimento e la frequenza, se è settimanale, bisettimanale, eccetera eccetera. Ok, infine lo trovate quindi nel regolamento di funzionamento queste informazioni. Infine, tutta la parte riguarda gli amatori, quindi non sono, possono essere considerati un'attività didattica, cioè se faccio un corso per assolutamente amatori... sì
Devo, cioè, l'attività didattica è l'attività didattica rivolta ai tesserati, ok? Esatto. Se i tesserati sono minorenni, maggiorenni, eccetera, è irrilevante. L'attività didattica è quella rivolta ai tesserati. Vado invece sulle domande, invece esulano un po'. Ci hanno chiesto anche se è possibile avere una bozza di contratto per collaboratori. Per collaboratori. Il segretario. No, il contratto assolutamente sì, la bozza la mettiamo nell'area fiscale. Se sei benissimo, facsimile lettera di incarico. Una lettera di incarico per un collaboratore. Va bene, ok. Vado invece sulle domande che un pochino esulano, però sono sempre domande che comunque potrebbero interessare tutti. C'è una domanda di Patrizia Cataldo sui contributi per le associazioni sportive multidisciplinari. Patrizia. Sentiamo Patrizia. Allora, espongo la mia domanda. Parlo sia come dirigente e vicepresidente della mia società, della SD, sia come responsabile del settore badminton. Allora, la mia è un'associazione multidisciplinare, quindi oltre a fare badminton fa anche mini basket e attività per adulti, di ginnastica, eccetera. Ora, quando la federazione ci ha assegnato questi contributi straordinari, praticamente è sopravvenuto un problema che non so come gestire. Mi sentite, vero? Sì. Allora, le mie colleghe che si occupano del mini basket non sono affiliate alla federazione mini basket, ma soltanto a un ente di promozione, sia la Libertas che Xen. Quando loro faranno la domanda, adesso diciamo dal 22 si farà la domanda per i contributi straordinari, devono inserire se la società ha preso altri contributi e quindi dobbiamo inserire che il badminton ha avuto questo contributo. Come dobbiamo gestire questa cosa poi? Allora, loro fanno solo attività didattica, basta, non fanno né gare, fanno soltanto attività con i bambini e sono non solo affiliati alla federazione ma a un ente di promozione. Come dobbiamo gestire questa? Siccome io mi ero fatto una programmazione di quello che volevo, cosa volevo comprare, fare, eccetera, adesso devo rivedere, perché mi vedrò come responsabile del badminton, diciamo, abbassati questi contributi a questo punto. E anche ho interesse che loro continuino comunque come dirigente. Allora, mi sono spiegata. La richiesta di contributi viene fatta dall'associazione. L'associazione è una... Quindi l'associazione deve rispondere se ha ricevuto qua come associazione contributi o non contributi. Quindi non esiste l'associazione badminton, l'associazione mini basket, l'associazione è una. Quindi la risposta deve essere data in funzione se ha, in quanto unico soggetto, ricevuto o non ricevuto. Quindi se l'ha ricevuti, indipendentemente da qual era la finalità, deve dire se l'ha ricevuto o non l'ha ricevuto. Quindi in questo caso non può dire l'ho ricevuto per il badminton, ma chi faccio la domanda per il mini basket. La richiesta di contributo è codice fiscale, associazione denominata, eccetera, eccetera. Intanto rispondo a alcune domande che sono state fatte. Allora, l'attività didattica per essere caricata sul portale, quello del registro CONI, deve essere fatta con i tesserati, quindi se si fa attività didattica nelle scuole non ci facciamo, diciamo, tra virgolette, deviare dalla parola didattica, deve essere comunque sempre fatta con le persone che sono tesserate nel nostro... Tesserati, certo, è chiaro questo. Carlo, si vede il monitor, l'hai condiviso, finisco di rispondere a questo, poi ti do la parola. Okay. È chiaro che la federazione, che è l'unico soggetto che carica i dati sul registro CONI, li carica rispetto ai tesserati, quindi alle attività che fate e che è autorizzata dalla federazione. Banalizzo, se voi organizzate un torneo di badminton all'interno del vostro condominio tra le persone che non sono tesserate, non è un'informazione che afferisce, che entra nel registro CONI, quindi soltanto attività fatta nei confronti dei tesserati. Un'altra cosa che voglio rispondere al volo senza chiedere, allora, si può caricare ovviamente l'attività didattica sport di tutti, deve essere caricata dall'associazione sportiva, una cosa fondamentale però è che il periodo di termine per caricare questa attività è 30 giorni,
cioè superati i 30 giorni, noi non possiamo più come federazione inviare da quell'attività didattica al registro CONI, quindi deve essere inviata, deve essere caricata sul portale dell'associazione entro 30 giorni, magari anche qualcosina prima per permetterci a noi di inviarlo, entro 30 giorni, diciamo, anche qualcosa prima, dicevo, e sul portale, in modo che così noi possiamo poi girare al CONI. Se l'attività didattica è già scaduta come data, noi non possiamo più rigirarla, quindi non vi verrà considerata. Bene. Scusami, Stefano, posso intervenire un attimo? Volevo solo fare una precisazione. È disponibile sulla piattaforma del tesseramento online della Federazione Italiana Badminton un'area chiamata attività didattica, dove voi potete inserire l'ana grafica e i tesserati partecipanti. Quindi questo passaggio dovete farlo voi e poi noi provvederemo a trasmettere i dati. Ti confermo dalla scadenza, quindi l'attività didattica ha un inizio di ha una data di inizio e una data di fine, deve essere 30 giorni dalla data di fine. E, chiedevano se è possibile per le associazioni sportive eseguire una cosa che è stata organizzata in Emilia Romagna per organizzare i centri estivi in questo periodo. Forse una cosa innanzitutto Sport Experience aveva fatto anche l'altra domanda che abbiamo risposto, no, sul discorso del numero registro CONI, è sufficiente indicare il codice affiliazione? Sì. Su questo, diciamo che il centro estivo, secondo il modello Emilia Romagna, bisogna vedere la delibera, le direttive dell'Emilia Romagna, cioè bisogna capire quali devono essere i requisiti, non sono in grado di rispondere, quali devono essere i requisiti in funzione di quello che stabilisce la regione, quindi la regione governa in questo caso. In linea generale la regione, diciamo, un ente non commerciale, un'associazione può anche organizzare, cioè se tu mi chiedi, io posso organizzare anche un centro estivo? Sì. Poi c'è un riflesso che andrebbe esaminato di tipo fiscale, cioè se questa attività come centro estivo, le quote che incasso come centro estivo le posso decommercializzare o no? E questo è un altro tema, quindi io posso fare anche un centro estivo, lo posso fare nei confronti dei miei tesserati, lo posso fare anche nei confronti di persone non tesserate. C'è un aspetto fiscale da approfondire. Se però tu mi chiedi, io come opero all'interno dell'Emilia Romagna, posso partecipare, posso organizzare un centro estivo secondo le direttive dell'Emilia Romagna, bisognerebbe capire che cosa prevedono queste direttive, a che cosa si rivolgono, se devo fare una scia, se ci sono degli aspetti amministrativi particolari, se somministro pasti e quindi per la somministrazione dei pasti devo avere un'autorizzazione specifica, quindi bisognerebbe leggere il bando e capire se ho i requisiti per partecipare a questa attività. C'era una domanda di Accademia Badminton Palermo: a chi devo richiedere un nuovo registro verbale dell'assemblea? Deve essere nuovamente vistato? No, i libri sociali non devono essere vidimati, non c'è l'obbligo della vidimazione come avviene invece per le società commerciali, quindi per le SRL, dove devono essere vidimati lì, prima di essere messi in uso devono essere vidimati o dal notaio o anche presso il registro delle imprese. Per le associazioni non c'è questo obbligo, però i libri devono esistere, quindi devono essere stampati, cioè devono esistere fisicamente, devono avere delle pagine numerate progressivamente e possono essere anche a fogli mobili, purché sia, quindi fogli mobili purché siano appunto indicati, siano intestati all'associazione. Quindi... Allora, prima di darti la parola sul bollo per la banca, che era una cosa che era uscita pure l'altra volta, hanno fatto due domande, adesso una molto prima l'ha fatta anche Zani. Voglio fare dei chiarimenti veloci su alcune cose. Allora, per quanto riguarda l'Air Badminton, ci sarà, come abbiamo detto, c'è stato un gruppo di lavoro che farà delle proposte a breve. Era previsto un torneo nazionale di Air Badminton, ma è stato dovuto annullare anche perché dall'ultimo anche articoli che sono arrivati anche dal Ministero dello Sport, anche sulla sabbia bisogna sanificare, quindi non è una cosa semplice, quindi stiamo ancora aspettando alcune cose, non sappiamo quando sarà possibile di nuovo riorganizzarlo. Era previsto, ma l'abbiamo dovuto annullare.
Invece c'è un attimo la parola sul racchetto di classe, vola con noi, a una collega per specificare quando verranno riattivati e tutto. Poi dopo ti passo la parola a Fabio sul bollo. Qualcuno sul racchetto di classe vola con noi? Eccomi, allora, per quanto riguarda racchette di classe sono Giulia e allora daremo informazioni per il progetto 2021 in seguito e adesso stiamo ultimando con le rendicontazioni, insomma non appena arrivano tutti i documenti necessari, insomma. E niente, non so se ci sono altre domande in merito. No, per Vola con noi forse chiedevano, non lo so se Vola con noi mi hanno scritto adesso perché Liana mi hanno detto che a breve saranno pubblicati i nuovi corsi per l'anno prossimo. Ovviamente chi ha perso i corsi di marzo, aprile e maggio, a breve saranno comunque riprogrammati dei nuovi corsi per il prossimo semestre. Ti faccio due domande, Fabio, il bollo per la banca e ti aggiungo anche se ho preso un rimborso da tecnico, devo mandare poi questo compenso al mio commercialista? Ok, allora sulla prima domanda vado in condivisione di schermo, sono andato sul sito federale, non so se sono già, si vede? Se voi andate quindi sul sito, qui c'è la lente all'inizio, ok, vado sulla lente e scrivo imposta di bollo, ditemi se è cambiata pagina. Sì. Ok, vedete che me lo trovo in automatico e ci sono tutte, con questo motore di ricerca vengono fuori tutte le notizie che noi abbiamo pubblicato nel corso del tempo, un po' di aggiornamenti. In particolare il 2 settembre del 2019 abbiamo pubblicato questa notizia: esenzione imposta di bollo su corrispettivi corrisposti da associazione tesserati e sui conti correnti. Quindi si fa riferimento ad una risposta dell'Agenzia delle Entrate, potete cliccare qui e andate sul documento, dove appunto viene confermato rispetto ad un'istanza di interpello formulato da una società, viene confermato che quando si parla di esenzione di imposta di bollo, questa esenzione vale anche sui conti correnti bancari. Ok, quindi magari stampatevi anche questa risposta e potete portarla in banca, insomma, a supporto della vostra richiesta di esenzione dell'imposta di bollo sui conti correnti. E l'altra domanda mi dicevi qual era? Sul fatto che ho preso un compenso da tecnico. Allora, ho preso un compenso da tecnico, devo dire dal mio commercialista. Allora, il compenso da tecnico viene riepilogato nella certificazione unica, quindi dovete anzitutto avere in mano la certificazione unica e se non la avete dovete chiedere all'associazione di darvela. Quindi la domanda dovrebbe essere: non ho preso un compenso, ho una certificazione unica che mi è stata data da un'associazione, devo darla al mio commercialista? Se faccio il 7,30 e sono sotto i 10.000 euro non è necessario, perché nel 7,30 non vanno indicati i compensi sportivi fino a 10.000 euro. Allora, c'è la possibilità di ottenere contributi per le associazioni sportive dilettantistiche da Sport e Salute se si è avuto un contratto di affitto registrato. La scuola titolare della palestra purtroppo non ha registrato questo contratto. C'è la possibilità di ovviare a questa mancanza per ottenere questo contributo? No, purtroppo no, perché il requisito di questa finestra che si è aperta lunedì e che si chiude domenica, è il requisito essenziale è avere un contratto di locazione o di concessione di un impianto registrato all'Agenzia delle Entrate. Quindi il dato essenziale che deve essere caricato è il numero di registrazione, quindi la serie, il numero, eccetera. In mancanza non ho i requisiti. Questo mi dà l'occasione per dire a tutti quelli che hanno quindi contratti di locazione e contratti di concessione registrati di ricordarvi che entro le ore 20 di domenica 22 giugno avete la possibilità di andare sul sito Sport Governo
e chiedere un contributo per i mesi di marzo, aprile e maggio, contributo che è stimato intorno a 600 euro al mese, quindi potreste prendere 1.800 euro a condizioni che abbiate contratto di locazione o concessione registrata all'Agenzia delle Entrate. Fabio, sempre in merito all'esonero dall'imposta di bollo del conto corrente, chiede Carmelo Pensabene: posso contestualmente chiedere il rimborso dei mesi precedenti? Allora, è complicata questa, perché il rimborso lo devo chiedere non alla banca, ma lo devo chiedere allo Stato, all'Agenzia delle Entrate, perché la banca è stata soltanto tramite, quindi la banca ha trattenuto e versato. Quindi sì, in linea generale sì, credo che sia un'attività molto faticosa da fare, quindi dovresti fare un'istanza all'Agenzia di Entrata su carta libera, presentarla e poi non so come va a finire. Insomma, dovresti allegare chiaramente gli astratti conto dove emerge la trattenuta, dovresti presentare prova che sei, quindi non so, certificato di iscrizione CONI, riferimento alla norma, eccetera eccetera, e insomma stiamo parlando di andare a recuperare per due anni, diciamo dal 2019 ad oggi parliamo di forse meno intorno ai 100 euro. È un'attività che insomma richiede tempo, quindi va valutato se ha un senso o non ha un senso fare, insomma. E poi Fabio, voglio dire, io ho chiesto 11 anni fa, ho pagato due volte il bollo della macchina, fa il rimborso e ancora aspetto, quindi... è quello, capito? Sì. Voglio concludere. Rispondo velocemente alla domanda di Alberto Bettani, è un pochino quello che ci siamo detti prima. L'attività didattica, i campionati, i giochi sportivi studenteschi, la loro preparazione non è considerata perché devono essere tesserati per il club. E se sono tesserati per il club, allora sì, altrimenti no. Cioè, qualsiasi tipo di attività didattica o sportiva, soltanto di tesserati per il club. Mentre chiedo di rispondere a una collega, magari dell'ufficio che si occupa di tesseramento del registro CONI, alle domande di Marco Stegani e Domenico Romano, che vi leggo. Dopo che ho inserito un'attività didattica nell'area riservata federale, devo avvisare o la rilevate in automatico? E in quale parte del sito della federazione possiamo inserire l'attività didattica? Sì, grazie Stefano. Risposta a Marco Stegani, noi lo rileviamo, però è sempre meglio avvisarci, magari con una mail. Per Domenico Romano, trovi una sezione all'interno dell'area riservata della tua società, del tesseramento online, attività didattica, è una finestra, nella quale ti chiederà di inserire l'anagrafica dell'attività didattica, cioè tutti i dati tecnico responsabile, impianto, eccetera, e i codici fiscali dei relativi tesserati partecipanti. Grazie Federica. E allora, ci sono un po' di domande. Una, prima di recuperare quella di Alessio Ciapetti, cioè che tipo di certificato il comune deve dare inerente alla finestra che si apre lunedì? Penso che si parli sempre del contributo di quello. Sì, probabilmente il riferimento che fa il vostro dirigente è al fatto che nei prerequisiti c'è indicato che l'associazione deve essere in regola con le norme di tipo amministrativo, quindi che l'impianto abbia certe caratteristiche, eccetera, eccetera. In realtà il comune non deve dare niente, perché non si deve, gli allegati, quello che richiede il bando sport e governo sono, quindi quello che io devo caricare, che devo fare l'upload sul sito, per la prima finestra come allegato c'è esclusivamente la copia del documento del legale rappresentante, come invece allegati da caricare per la seconda finestra c'è sempre il documento più un'attestazione della federazione sul numero dei tesserati e sull'attività svolta. Quindi non c'è tra i documenti richiesti il certificato del comune. Vabbè, poi c'è una domanda che comunque esula da questo nostro topic, ma qui poteva rispondere forse meglio il nostro avvocato, o magari anche Giovanni, ma posso rispondere anche io.
chiede Alessio Ciappetti, è qualcosa che è sulla Fabio, però diamo lo stesso la risposta. Sì, sì, no, mi è chiaro, guarda, in realtà la norma, cioè, la risposta corretta che devo dare è che il certificato deve essere in originale, cioè le associazioni non possono accettare fotocopie, quindi io quando vado dal medico per fare la visita gli devo chiedere di farmi più copie in originale che poi conserverò, perché una magari mi serve per la pallavolo, una per il badminton, una per la scuola, eccetera eccetera, quindi le fotocopie non hanno valore, quindi non dovete accettare fotocopie ma solo originale. Ci chiedono anche se il certificato medico sportivo era già necessario per un magari atleta che veniva a fare una prova, un ragazzo che veniva a fare una prova, un bambino magari. Allora, il certificato medico deve essere già acquisito nel momento in cui io ti tessero, quindi quando ti tessero devo avere già il certificato medico. Se questa attività viene considerata come una semplice prova e quindi poi l'intenzione è quella di perfezionare il tesseramento in un secondo momento, può anche non essere richiesto certificato medico, però attenzione, qui entriamo in un ambito di responsabilità, perché una persona si può fare male anche durante una prova, può succedere un evento problematico anche durante la prova, quindi sono valutazioni che dovete fare e credo che magari sia anche importante fare un approfondimento più che con me fiscalista, come diceva giustamente il presidente federale, con la parte, diciamo, con l'avvocato, insomma è un aspetto di responsabilità, quindi non ho, diciamo, una risposta, diciamo, chiara, e credo che le competenze devono essere quelle del legale. Chiede Rossella Russo, il modello EAS è obbligatorio per tutte le ASD? Allora, qui è un tema, diciamo, che ci porterebbe un po' di tempo, do la risposta secca in modo tale che vi chiedo di fare un atto di fede. Il modello EAS è obbligatorio per tutte le associazioni, anche se non hanno la partita IVA, se hanno incassi da corsi, cioè se incassano somme che poi vengono decommercializzate in quanto tesserati, devono aver presentato il modello EAS. L'unica ipotesi in cui io potrei non avere il modello EAS è se non faccio pagare niente, non ho incassi se non quelli da quota associativa. In tutti gli altri casi è necessario il modello EAS. Allora, sull'air badminton rispetto all'attività didattica rispondo che sì, può essere considerata un'attività didattica l'air badminton, assolutamente, ovviamente sempre con la stessa paletto del devono essere atleti tesserati. Ci fanno una domanda anche se la fotocopia conferma di copia conforme ai sensi del DPR 2812 del 2445, penso per il certificato medico possa... No, non va bene, deve essere in originale. Assolutamente, in originale. Registrazione al registro CONI deve essere rinnovata ogni anno... Che si fa la riaffiliazione? Sì, ogni anno voi dovete stampare il certificato, cioè il certificato ha la durata dell'affiliazione, quindi adesso esco un po' amplio un po' questa domanda. Se vi vengono a fare una verifica fiscale nel 2019, voi dovete avere il certificato di iscrizione al CONI, la stampa del 2019, così come la dovete avere del 2020 e del 2021. Quindi voi vi affiliate ogni anno, dovete poi verificare che tutto sia in regola. Quindi che cosa dovete fare ogni anno? Dovete entrare nel registro CONI, nell'area riservata, e stamparvi il certificato di iscrizione al registro CONI. In questo significa che siete in regola ogni anno. Quindi un primo passaggio è l'affiliazione. Il secondo passaggio è la stampa del certificato di iscrizione. Altra domanda che ci viene richiesta. Possiamo come direttivo decidere di far pagare agli atleti tesserati una quota associativa mensile oltre a quella annuale? Allora, la quota associativa è annuale. Poi io posso anche stabilire che dal punto di vista
finanziario, quindi da quel punto di vista economico, dal punto di vista degli incassi, la quota che è di 100 euro la versi 10 euro al mese, e questo è un aspetto, però la quota associativa è di 100 euro, poi è la modalità con cui si versa che può essere mensile. Però io in questa domanda colgo un altro significato, mi dice oltre, cioè qua stai dicendo io faccio pagare la quota associativa annuale di 20 euro l'anno, posso far pagare altre somme ai miei soci perché magari organizzo il corso di badminton e partecipano al corso? Sì, in questo caso però non parliamo più di quota associativa, ma parliamo di quota corso. Quindi tu nel tuo bilancio, nel tuo rendiconto avrai, in sintesi, quote associative 2.300 euro, poi avrai un'altra voce, quote e corsi soci 10.000 euro, ma hanno natura diversa queste somme. La quota associativa è slegata dall'attività. Se io poi voglio partecipare a una o più attività, posso, il consiglio direttivo può deliberare quote supplementari, ma che sono quote di partecipazione, non quote associative. Perché? Perché la quota associativa deve essere uguale per tutti. Quindi io non posso avere una quota associativa di 20 euro e poi magari un altro che ha versato 50 euro sempre come quota associativa perché ha fatto di più. La quota associativa è uguale per tutti ed è di 20 euro. Poi avrò quote supplementari a secondo della partecipazione alle attività che il consiglio direttivo promuove. Ti ringraziano per come hai colto la domanda. Bene. E non ci sono altre domande. Se ho dimenticato qualcosa, magari mentre scorrevo insieme, ringrazio il presidente che ad esempio quella una me ne ero persa sicuramente prima, e qualcuno se vuole intervenire anche aprendo il microfono, magari ce lo siamo dimenticati, non l'abbiamo fatto apposta, abbiamo provato a tenere tutto in piedi. Sono Giuseppe Lomonaco. No, per quanto riguarda l'elenco dei ragazzi tesserati, per quanto riguarda questa finestra che ci sarà da lunedì, cioè bisogna chiedere alla regionale, al nazionale, o se magari possiamo mandare un'email riguardo e avere già l'elenco? Ma lascerei la risposta al segretario, però qui c'è il discorso del contributo, magari Giovanni se puoi dare indicazioni in questo senso. Guarda, la risposta è unica, perché il comitato regionale e il nazionale è sempre la federazione, quindi noi siamo d'accordo con i regionali e facciamo le verifiche. Il controllo e la verifica la facciamo a livello centrale, ma la comunicazione può essere fatta dal comitato regionale, assolutamente. Una domanda da parte di Salvatore Sciuto, da Catania. In merito alle quote associative, posso avere quote diversificate in base all'attività che svolgono i soci? No, la diversificazione non è in base all'attività. Allora, il principio è che le quote associative sono uguali per tutti, perché tutti quanti siamo uguali, tutti quanti abbiamo gli stessi diritti. L'unica ipotesi in cui io posso differenziare la quota associativa è se lo statuto prevede diverse categorie di soci. Se per esempio io sono socio atleta, socio junior, socio ordinario, socio sostenitore, posso prevedere che deliberare che il socio sostenitore paga una quota associativa di 1.000 euro, il socio ordinario di 100, il socio atleta di 10. Questo è l'unico caso, ma lo deve prevedere lo statuto diverse categorie di socio, e all'interno della stessa categoria tutti i soci devono essere uguali, non posso avere soci ordinari, tutti i soci devono versare la stessa quota, non posso avere che un socio ordinario mi versa 50 e un socio ordinario 40, non posso fare differenziazioni sulla quota associativa, posso fare invece differenziazioni sulla quota del corso, nel senso che se io faccio il corso di badminton che ha una frequenza di 5 volte a settimana, posso prevedere che costa 50 euro al mese. Se invece il corso di badminton è una volta a settimana, farò pagare 10 euro al mese. Ma anche qui, all'interno dello stesso corso, tutti devono pagare uguali, perché tutti i soci sono uguali. Quindi non posso fare scontistiche, concludo,
non posso fare scontistiche sulle quote corsi e sulle quote associative se riguardano la stessa tipologia di corso o di socio. E comunque, come hai detto chiaramente poco fa, la quota associativa non è legata all'attività del socio, è semplicemente a sostegno della gestione dell'associazione. Esatto. La quota dei corsi è quella che pagano in base alle attività che fanno. Allora, in quel caso, se sono soci, tu dici devono avere lo stesso tipo di tassa come quota di attività? No, devono avere la stessa quota all'interno dello stesso corso. Sì, non posso fare scontistiche, ecco, non posso dire tu sei un po' più bravino e paghi di meno, perché non è... Forse quello che chiedeva Salvosciuto era: se faccio un corso di pallavolo posso far pagare 100 euro al mese, se faccio un corso di badminton sono libero di farne pagare 200 al mese. Assolutamente sì. Anche 300 euro badminton. Volevo dire una cosa veloce, noi lo facciamo, posso? Sì, prego. Sono Patrizia. No, lo facciamo, abbiamo adottato finora questo, però non so se lo potrò fare in futuro, una scontistica per i fratelli. Mi capitano di avere tre fratelli. Allora, mi viene naturale abbassare la quota. Mi è chiaro. Io questa scontistica non la farei sulla quota associativa, la farei sulla quota corso. Perché la quota associativa, ripeto, il principio è che tutti quanti siamo uguali, quindi eventualmente la farei sulla quota corso. Allora, vi dico anche che all'Agenzia delle Entrate, quando ci sono scontistiche, non piace mai, qualche rilievo me lo possono fare dicendo che cosa? Dicendo che tu stai applicando delle politiche commerciali di prezzo che sono tipiche delle imprese e non delle associazioni. Però in questo caso io mi sento di sostenerla questa possibilità, farei magari per maggior scrupolo, la farei magari deliberare questa cosa dall'assemblea che è sovrana, quindi la farei deliberare la possibilità di prevedere delle riduzioni da tutti i soci e non soltanto dal consiglio direttivo. E comunque questa deve essere una regola generale che vale per tutti, cioè tutti quelli che sono il secondo fratello, insomma, vale per tutti. Quindi una regola generale, in modo tale da poter dire che non lo sto facendo così ogni tanto quando mi va, a chi mi è simpatico, a chi mi è antipatico, ma lo sto facendo per tutti, ed è una cosa che l'associazione ha sposato in quanto è stato accolto come principio dall'assemblea. Fabio, certo, tra l'altro, scusami Carlo, posso? Vai. Ma volevo dire che praticamente capita che ci sono pure ragazzi indigenti che noi facciamo lavorare lo stesso anche senza pagare alcuna quota, quindi è giusto questo chiarimento, inserirlo nello statuto è importante. No, ma perché nello statuto? Io lo farei proprio una delibera dell'assemblea. Ah, va bene. Va bene anche la delibera. Ok, grazie. Fabio, qui è Giuseppe Lomonaco, ma qui penso di poter rispondere velocissimente anche io. Se la quota associativa può essere dichiarata nel 730, lui probabilmente parla di detrazione. Io ritengo di no. Quote da corso, sì. Bravo, c'è questa distinzione. E vedi, ti rubo il lavoro visto quanto ti fai pagare. Segretario, qua è una lotta. No, chiudiamo. Allora, Fabio, davvero? No, ci sono. Dire... No, secondo me dobbiamo fare... Domande alle quali mi sembra giusto rispondere. Silvestro Di Berardino, il socio per quanto tempo resta associato? Cioè, se non paga la quota associativa per un anno, perde la sua qualifica di socio? Allora, la domanda sta scritta nello statuto. Non lo posso dire, nel senso che dipende cosa avete detto nello statuto, che ricordo stabilisce le vostre regole di funzionamento. Quindi se nello statuto avete scritto che si decade da socio per morosità in caso di mancato pagamento della quota associativa entro 3 mesi dall'esercizio sociale, quel socio decade perché lo statuto lo prevede. Se invece siete stati un po' più generici e avete scritto
si decade per morosità in caso di mancato pagamento della quota, quindi senza dare un termine, dovete mettere in mora il socio, cioè gli dovete comunicare entro quando deve essere versata la quota associativa, dargli il termine, poi dopo lui decade se non rispetta queste indicazioni. Fabio, è lo statuto che regola. Allora forse probabilmente questa risposta la possiamo dare su altri due casi. Quota associativa, si può differenziare tra minorenni e maggiorenni? Anche qui se è scritto nello statuto. È scritto nello statuto, sì. Questo è Marco Tarabusi da Modena che salutiamo, poi Ruggeri, Mauro, solo una specifica. Per una polisportiva con sezioni sportive differenziate, vi possono essere differenti quote associative? No. L'associazione è unica anche se ha sezioni diverse e io sono un socio della polisportiva, quindi non sono socio della sezione, quindi la quota associativa è uguale per tutti. Poi posso partecipare ad una o più attività delle diverse sezioni e pagherò il contributo stabilito dalla singola sezione. Silvestro Di Berardino dice: posso andare a modificare lo statuto proprio sulle quote inserendo una, diciamo, differenziazione tra socio atleta, socio sostenitore? Assolutamente, io lo ritengo opportuno, interessante. Quindi è una modifica che si può fare, quindi con l'assemblea straordinaria, devi convocare l'assemblea straordinaria, devi avere le maggioranze previste dallo statuto perché l'assemblea straordinaria sia validamente costituita ed atta a deliberare, e poi devi nuovamente registrare lo statuto. Può essere prevista una quota sociale una tantum? In linea generale sì. Qual è il problema? È ricollegata alla domanda di prima. Se io prevedo una quota associativa una tantum, quindi ho versato una quota associativa una tantum nel 2010, sono socio per sempre, nel senso che poi verrebbe a mancare la possibilità di dichiararmi moroso in caso di mancato pagamento della quota, perché non prevedete una quota associativa annua, e quindi in questo caso rimarrebbero soltanto due le possibilità per poter essere, diciamo, escluso dall'associazione: o le dimissioni volontarie, quindi l'aver ricevuto dimissione volontaria, o l'altra ipotesi è la radiazione, quindi aver commesso fatti particolarmente gravi. Ma di solito l'versamento della quota associativa ci serve per poter fare un discrimine tra chi è ancora socio e chi non è più socio in funzione della morosità. Grazie Fabio. Allora sono le 12:55. Io direi di chiudere qui perché così recuperiamo anche i 5 minuti che ti dovevo pagare dell'altra volta. E andiamo... Giovanni, sei d'accordo? Segretario, che dici? No, ringrazio Fabio, ringrazio tutto il personale della segreteria che è rimasto qui collegato. Quindi consentitemi di salutarli: Paola Torri, Valerio Paiuca, Silvia Vitali, Miracolos Barrera, Stefano Grigolo, Eliana Passaniti, Francesca Fabrizi, Jennifer Pizzuti, Marco Ciani Passeri, Patrizia Galeani, Stefano Infantino, Valentina Leonardi, Sonia Signoracci, Giulia Urso, Fabiana Sgroi, Federica Caratù. Siamo questa squadra, siamo disponibili, e direi Fabio questo, lo dico in diretta anche in sintonia con il Presidente. Mettiamoci un impegno, a luglio facciamo un webinar, magari la sera, uno sportello, se troviamo una data, un'ora e mezza, dove dai delle risposte, proprio domande e risposte, l'incontro con le associazioni, perché queste domande ci fanno capire che insomma c'è tanto bisogno, quindi è meglio dare delle risposte giuste e univoche, perché il rischio che poi consulenti sul territorio possano dare delle interpretazioni diverse ci mette in difficoltà. Quindi ti chiedo questa disponibilità. Poi Presidente, saluti a tutti voi, buona salute, e cerchiamo di riprendere prima possibile.